E quindi le chiediamo cosa intende fare, quali atti il Ministero intende approvare per bloccare questo pedaggio. A seguito del completamento del raccordo, in osservanza alle pattuizioni convenzionali vigenti, restano del tutto escluse sia l'introduzione di nuovi pedaggi sull'accordo in esame per tutto il 2024, sia l'applicazione di incrementi tariffari sulla tratta già soggetta a pedaggiamento. Gli uffici del Ministero sono al lavoro con l'attuale gestore Autovie Padane SPA con l'obiettivo di confermare quanto auspicato dagli enti locali e dagli utenti anche per gli anni dal 2025 in poi. Dice di risentire dalla sua voce che non verrà introdotto un pedaggio, ma nella sua risposta l'ha detto con chiarezza: dal 2025 tutto è in discussione e il Ministero dovrà impegnarsi per comprendere e capire come risarcire il concessionario degli investimenti fatti. Quindi noi stiamo semplicemente dicendo che per il 2024 non ci sarà un pedaggio su questa strada. E la cosa è abbastanza grave perché è lei il Ministro e quindi da lei ci aspettavamo di capire e comprendere quali soluzioni avesse messo in campo proprio per scongiurare tutto ciò. Invece stiamo solo dicendo, ed è quello che ha detto durante tutta la campagna elettorale, non preoccupatevi al territorio, non entrerà in vigore questo pedaggio, non entrerà fino al 31 dicembre 2024. Da quel momento, peraltro, è solo da quel momento che potrà entrare in vigore, perché potrà entrare in vigore a fine dei lavori che erano previsti a giugno e ad oggi sono slittati ad ottobre. Nulla si sa e lei ci sta semplicemente dicendo: valuteremo alternative e valuteremo come applicarlo. È una non risposta. A me, nell'ascoltare la sua replica, mi ricorda Nesli Wiesen in Scary Movie, quando dicono: chiamatemi il Presidente, e il Presidente è lei. È lei il Ministro ed è lei che deve darci una soluzione rispetto a questa concessione. Purtroppo non possiamo tranquillizzare né gli amministratori dei comuni interessati né i cittadini, perché sta semplicemente rimandando qualsiasi decisione all'anno prossimo. Grazie.